Anche se è ora tarda, però fervono i preparativi per essere pronti per questo evento storico per Scigliano, la partenza di Giroè. Tutte le persone sono impegnate per addobbare la piazza, per l'hospitality, per tutta la parte, diciamo, della partenza, e quindi tutto ciò che gira intorno a Giroè. Stiamo lavorando affinché tutto vada al meglio e per fare in modo che questo evento storico, io voglio ricordare che a distanza di anni che il Giro non era in Calabria, noi abbiamo la fortuna di avere il Giroè che parte direttamente da Scigliano, cosa unica anche nella storia di Scigliano, quindi che questo evento sia un evento unico e sia bello per quello che deve essere. Quindi i ragazzi stanno lavorando, dovrebbe essere tutto pronto per giorno 7, c'è l'impegno da parte di tutti e quindi continuiamo con questo lavoro.